Che una donna possa stare con un uomo molto più giovane sembrava essere oramai un concetto sdoganato, e invece la storia di Pamela Prati con il modello 19enne Simone Ferrante, 45 anni più piccolo, evidentemente dimostra il contrario, perché ha scatenato la reazione non proprio benevola dei social. Eppure lei è solo l'ultima di una lunga lista di donne che si sono innamorate di uomini più giovani, da Amanda Lear a Lori del Santo, passando per Valeria Golino. Un tabù, quello della differenza di età fra lei e lui, che la showgirl ha provato a sfatare con una difesa preventiva. Simone non è un toy boy, le persone non sono giocattoli e l'età è solo una questione di testa, ha risposto a chi la criticava. Per il resto di Simone, modello casertano 1,85 m, occhi verdi e appunto 19 anni, si sa poco e niente. I due si frequentavano da giugno, vengono paparazzati la prima volta da una rivista e su Instagram lui appare per la prima volta il 18 luglio, una foto pubblicata dalla stessa Pamela Prati con il modello ritratto di schiena. Ma se il volto è nascosto, le parole però sono inequivocabili. Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento, scrive la showgirl. Il 20 settembre altra foto, sempre di spalle, altra dedica, in un crescendo molto caliente, in spagnolo. Il mio destino è amarti sempre e spero tu sia sempre presente, perché questa è stata la nostra fortuna. Sempre che i social la lascino in pace, perché evidentemente la differenza di età, soprattutto se è lei a essere più grande, è per più di qualcuno ancora poco digeribile. That don't impress me. Credo che l'amore e la gentilezza ci salveranno, anzi ne sono convinta, risponde a chi storce il naso la Prati, che sembra per fortuna non farsi suggestionare tanto da farsi immortalare a cena al lume di candela e poi in una passeggiata romantica nel centro di Roma. Una scelta, quella della città eterna, che potrebbe essere di buon auspicio per un amore appena nato e soprattutto giovane. Yeah.